Basta un punto per essere campioni d'inverno con due turni d'anticipo, ma noi vogliamo di più. Vogliamo vincere, chiudere il girone di andata con l'Emplen negli scontri diretti. Miriamo al record di 55 punti in un girone con uno sforzo finale. Ci possiamo riuscire. Primo pallone, battiamo indietro. Allora partiti fino alla fine del primo tempo. Forza ragazzi. Siamo soprattutto concentrati per questa punizione. E allora è la pallone che sfila in mezzo. Colpo di testa, doppio. Poi sotto porta Mandžukić. Sguarnita da Olsen. Non riesce nessuno dei nostri ad andare sul palo opposto a spingere in porta. Il pallone non va in calcio d'angolo. Bentancur con calma olimpica sull'aggressione di Zaniolo che non fa fallo, gli porta via il pallone, limite, poi entra dentro l'area di rigore, scarica per Zonzica, carica il destro che cerca il 7 alla sinistra di Szczęsny, palla alta, attenzione, prova la lunga battuta, poi da Alexandro davanti alla porta, grande parata di Olsen che toglie ad Alexandro, fresco di rinnovo contrattuale, la gioia del gol. Alexandro si gira, si rivolta, va verso l'area di rigore, entra sull'esterno, sinistro! Grandissimo tiro di Alexandro e bellissima parata ancora di Olsen. Bentancur, il cross, di testa Chiellini a fare l'assist, in area di rigore, la bucano in due, attenzione, il sinistro di Alexandro, ancora ribattuto corner. E che sfortuna per Alexandro, terza possibilità per lui. Miralem, attenzione Alexandro, limite della rigore, altro mancino! Sulla traiettoria prova a schiacciare di testa il pallone verso la porta Ronaldo ma non lo trova. Questa è buona, attenzione, 4 contro 4, Bentancur, limite dell'area, Bentancur, apre bene, dentro Ronaldo, ce l'ha sul destro, Ronaldo! Parata ancora di Olsen in corner e sono 10. Niente da fare. Attenzione, palla nostra, De Sciglio, cross immediato, in area per Mandžukić, gol, 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 gol! Gol numero 149 di questa fantastica storia degli ultimi anni, gol numero 43 personale di Mario. Sempre davanti Cristante, lo evita con una finta, entra in area di rigore Ronaldo, destro di Ronaldo, fuori. 40 e 34. Attenzione che arriva Zonzi che è alto, palla per lui, colpo di testa, Szczęsny si accartoccia, impresa bassa e tiene il pallone. L'unico ammonito in Zonzi, partiti fino alla fine, forza New England, dai ragazzi! Bentancur, uno contro uno con Fazio, Bentancur più veloce fino al fondo, non molla Fazio, ancora lì Bentancur vicino alla bandierina del corner. Gioco di gambe per Dybala, Dybala, il cross, bello in area, testa, Ronaldo, palla grossa e Mandžukić ha anticipato in corner. Altra grandissima palla gol per noi. Alza la testa, guarda il movimento di Bonucci, la palla è lì, colpo di testa, sotto porta ancora Olsen, gol! Ronaldo fuori, porta praticamente spalancata, altro corner. A coprire Szczęsny sull'eventuale contropiede, va a battere il corner Pjanić, palla alta per Ronaldo che non può staccare la palla lì, Olsen sbalancia, gol, 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 gol! Non gol. Attenzione, fallo sul portiere. Ecco che rivediamo la palla alta. Prova a saltare Chiellini per anticipare Olsen. Fischia l'arbitro. Parte Perotti! Szczęsny! Impresa plastica, si allunga. De Sciglio. Palla verticale per Ronaldo che è in posizione regolare. Attenzione, arriva velocissimo Tuchel nascosta. Ronaldo sull'esterno. Ronaldo, destro, destro, in aria, dopo il passo. Ronaldo, Ronaldo, la mette in mezzo per Tuchel! Gol! 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 Di Douglas Costa che trasforma per la felicità dei tifosi bianconeri sull'assist di Cristiano Ronaldo che si è fatto servire in verticale, ha puntato l'uomo, la finta, ha guadagnato il fondo e poi ha messo un assist che Douglas doveva soltanto con la punta del piede, lo ha fatto mettere in porta. 2-0. Vediamo, VAR, VAR, VAR. Che è successo stavolta? Tutti calmi, dice Allegri, state tranquilli e sereni, vediamo. Queste sono alcune delle immagini, non è l'immagine, è una delle immagini che il VAR ha. Non è gol, 1-0. Triplice fischio definitivo della signor Massa, manda
le squadre negli spogliatoi. La Juventus batte la Roma da quando esiste lo Stadium per la nona volta consecutiva, compresa una gara di Coppa Italia, per 1-0 grazie al gol di Mandzukic, partita che dovevamo vincere almeno 3-0.